Londra e Parigi sarebbero pronte a mandare truppe in Ucraina. Il quotidiano Le Monde parla di discussioni segrete che hanno preso forza dopo la vittoria di Donald Trump e il possibile disimpegno degli Stati Uniti nella fornitura di armi a Kiev. Per il ministro degli esteri francese non ci sono linee rosse invalicabili. Il dibattito era stato aperto già a febbraio dal presidente Macron, che aveva suscitato la contrarietà di alcuni paesi, tra i quali l'Italia, che anche ieri ha ribadito il suo no. Ora una fonte militare britannica rivela l'intenzione di creare uno zoccolo duro di alleati in Europa che faccia fronte alla minaccia di Putin. Formalmente Downing Street smentisce, proprio mentre una corte russa conferma l'arresto di un combattente inglese nel Kursk. I soldati occidentali avrebbero il ruolo di formare quelli di Kiev, istruendoli anche sull'utilizzo di missili Storm Shadow e Scalp già inviati da Londra e Parigi. Stanno emergendo le teste calde, ha commentato il portavoce del Cremlino, in un momento di massima tensione a pochi giorni dai test dei razzi ipersonici di Mosca. Per questo la Germania riapre i vecchi bunker e la Polonia ne costruisce di nuovi. La protezione civile tedesca sta infatti mappando stazioni ferroviarie e sotterranee e parcheggi, ma anche edifici statali e proprietà private. Berlino ha anche invitato i cittadini a creare nascondigli protetti nelle case, convertendo scantinati e garage. L'elenco sarà poi disponibile su una app. A oggi la Germania possiede 579 bunker che possono fornire rifugio a 480.000 persone.